Ragazzi, buon modo e bentornati incredibile nel finale triste e godoso di Palworld incredibile. Allora ragazzi, ve lo dico sinceramente, i miei piani erano di registrare quest'ultimo episodio di Palworld almeno tra una settimanella, così che potevo farmare qualche sferetta in più, deludermi ancora di più del fatto che probabilmente non riusciremo a catturare niente di bello neanche oggi, poter farmare qualche altro materiale, qualche proiettilino, magari riprovare a catturare i pal che nello scorso episodio che vi ha divertito tanto, ragazzi, io un po' meno perché è stato veramente deludente, però sono contento che voi vi siete divertiti, incredibile, tipo il menasting dell'altro episodio. Non sono riuscito a fare praticamente niente di tutto questo, ho fatto proprio qualcosina, perché mi è presa un momento di strizza. In che senso un momento di strizza, ragazzi? È dell'altro ieri la notizia che Pokémon Company di fatto ha denunciato per diritti Palworld. Alla fine la sentenza è arrivata. Questa cosa purtroppo chi gioca a Palworld dal primo giorno, compreso me, sapeva che nell'aria c'era questa cosina, no? Però sinceramente non mi aspettavo di leggere la notizia tipo l'altro ieri di mattina, boom, Pokémon Company, boom, cazzottone a Palworld incredibile. E mi è presa una strizza e dico, cavolo, il discorso è molto complesso, c'è Sidonia che ha fatto una live incredibile che vi invito a vederla, ve la sarete vista sicuramente, incredibile, dove va molto più nel deep di questa cosa incredibile, però è dura ragazzi, io ve lo dico, non lo so come finirà. Cioè io ragiono così, da una parte hai Pokémon Company, cioè Pokémon Company, e dall'altro hai loro che sono un gruppetto piccolino, capito? Cioè mi dà l'idea di un gigante che schiaccia un hobbit, capito? Quindi io non lo so. E mi è presa la paura che magari potrebbe succedere qualche disastro a sto gioco. Cioè io non so come possa finire, però io per sicurezza non vorrei che mi trovo qualche sorpresa tipo, ah, non puoi più accedere a Palworld, o magicamente Palworld è sparito da Steam. E quindi per precauzione preferisco registrarmi prima questo episodio. Poi magari è una cavolata, una mia paura mentale, però non vorrei che ci fossero delle ripercussioni pesanti nei confronti di Palworld. Quindi nel dubbio ho deciso di registrare oggi l'episodio tra virgolette finale, che ho paura sarà veramente il finale, perché ripeto, se sta storia non si risolve, addio aggiornamenti di Palworld, addio la continuità di questo gioco, perché se io non so, ripeto, a livello legalese come funzioni la cosa, non è il mio ambito godoso incredibile, sono solo un povero cameraman del Godovers, ragazzi, cosa ne posso sapere io delle galese cose incredibili. Io non so se questo gioco, metti che perde, può continuare, capito? Cioè mi dà l'idea che se Pokémon Company dice basta, questo gioco sparisce. Io credo possa succedere questa cosa, oppure questo gioco io gli auguro di continuare, incredibile, perché parliamoci chiaro, non voglio entrare nel deep, però è una cosa che è successa ieri, dato che io Palworld lo porto da mesi e sinceramente ha aiutato tanto il canale, vi ha divertito tanto, ha divertito anche me, una parolina nei confronti di questa cosa mi sembra d'obbligo parlarne, no? Allora, parliamoci chiaro. Io ho giocato ai Pokémon da quando sono ragazzino, ragazzi. Ho smesso di giocare ai Pokémon a nero e bianco. Però non ho più comprato in nessun gioco Pokémon. Li ho seguiti sempre, anche i tornei, le carte, anche se non ho mai avuto tutti i soldini per comprarmi tutte le carte incredibili. Però diciamo il mondo Pokémon l'ho seguito. Però a livello di gioco io mi sono fermato a nero e bianco. E perché mi sono fermato a nero e bianco, ragazzi? Perché mi hanno un po' rotto i coglioni, ve lo dico sinceramente, del fatto della stessa meccanica di giochi che non si è mai innovata. Io mi ricordo quando da piccolo smisi di giocare appunto a Pokémon e mi chiedevo, ma perché, sai, esce questo, esce quest'altro? Io rispondevo fin da ragazzino che io volevo vedere un Pokémon più maturo. Questa cosa è rimasta così nell'aria. Quando è stato annunciato Palworld, io mi ricordo la prima volta mi misi a ridere perché io pensavo fosse un meme. Poi ho visto che il gioco esisteva, mi sono un pochino affacciato su questo piccolo mondo. E l'idea di Palworld, per carità, che copiano il design di alcuni Pokémon, è vero, alcuni sono molto simili, un po' diversi, ma sono simili. Molti sono originali. Il gioco in sé non è Pokémon, perché è un survival con i mostri. Cioè la meccanica della cattura, la sfera, sai, no? La sfera palle, le palestre, le torri, gli alfa pal leggendari. È simile, ma allo stesso tempo, secondo me, Palworld è una stradina sua. E ricollegandomi al discorso di poco fa, secondo me, se mi è tornata nell'ultimo anno voglia di giocare a Pokémon, è grazie a Palworld, perché mi ha riempito quel vuoto che io volevo dal gioco Pokémon, facendomi rivedere anche sotto un altro punto di vista. Quindi se io mai tornerò a giocare a un gioco Pokémon della prossima generazione, quella dopo, quando sarà, io lo devo a Palworld, perché se non fosse stato per Palworld, che mi ha fatto dire, cavolo, la soddisfazione di sparare a un mammut d'erba, che è una soddisfazione che a parte catturarlo e lanciargli le bacche, Palworld è riuscito a darmi la soddisfazione. È una cazzata, è una cazzata, però mi ha divertito Palworld, e vi prenderei in giro se non vi dicessi il contrario. Quindi io spero che la situazione nei confronti di Pokémon Company possa finire, diciamo, bene per tutte e due, anche se ho, ripeto, molta paura, perché Pokémon ha aspettato tanto, tutti sti mesi, tutte le battutine sui social, cioè è come se fosse stata una war congelata, la guerra fredda c'è stata fra Pokémon Company, che poi guerra fredda, ripeto, Pokémon Company è un gigante, questi sono
Duke Receti, Somporelli, capito, no? Io spero che questo gioco possa continuare, io in futuro possa tornare a giocare a Palworld, magari con qualche aggiornamento incredibile, cose nuove, pazzesche. Però c'è una mia paura che questa cosa possa finire molto 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 male, capito, no? Vediamo ragazzi, io cercherò di essere ottimista, fatemi sapere la vostra, però ho un po' paura, ve lo dico sinceramente, del futuro di Palworld, ho veramente paura. Quindi nel dubbio dico, sai che ti dico, proviamo a fare oggi quest'ultimo video incredibile che voi vedrete la settimana probabilmente dopo. Ho alcuni video registrati che devo pubblicare sul canale incredibile. Però tornando adesso con un momento di allegria, cosa vi avevo promesso in questo ultimo episodio di Palworld, tra mille mila virgolette incredibile, che avremmo esplorato Sakurajima. Io che ho fatto off camera incredibile, a parte leccarmi le ferite per la delusione che è stato l'ultimo episodio, perché sinceramente quel menasting me lo sono sognato di notte, mi è veramente roduto il culo ragazzi in una maniera allucinante. Cosa ho fatto off camera? Ho potenziato questa torre, come vedete adesso abbiamo 0 di queste cosine verdi, ce l'ho portata a livello 9, adesso la dovrei portare a livello 10, ne dovrei prendere 35 ragazzi, ma chi c'ha voglia. Però intanto abbiamo portato questo a un upgrade superiore, quindi dovremmo avere più percentuali di cattura dei pal. Poi ho catturato qualche pal minore, io sono sempre a livello 41 e mezzo ragazzi, è una cosa senza senso quanto devi farmare. Ho fatto quanto? Metà barretta circa? Vabbè, incredibile. Ho catturato un Mimic e ho scoperto che catturando i Mimic ti possono droppare il manuale di addestramento super, con la quale ho portato finalmente Velena al 41. Mi pare che era al 40 quell'ultima volta. Poi ho trovato questo uovo gigante di draconico che l'ho messo a fare, ma non credo lo vedremo mai perché 1 ora e 37 è veramente tanto, incredibile. Ho fatto 42 sfere rosse, 70 verdi e 50 gialle. Ragazzi, ormai non dico neanche più vorrei catturare un palfigo, perché intanto non so se andrà bene questa cosa, incredibile. La squadra è sempre la stessa, incredibile. Gelina, potenza, velina, red e cristallone. L'armatura non abbiamo neanche l'armatura quella buona, perché ho dovuto farmare il carbone, perché l'altra volta mi si era rotta per colpa sempre di quello scorpione, e quindi non ho potuto ripararla. Quindi ragazzi, dovremo tornare con le armature un pochino più deboli, incredibili. Per il resto ragazzi, mi faccio una bella dormita. E ragazzi, Sakurajima time. Guarda, una cosa allegra di questo video sarà vedere quella mega gnagna che mi avete detto che è veramente assurda, sia lei che il pal. Quindi ragazzi, quello sarà molto divertente, incredibile. L'altra cosa che ho fatto, sorpresa, ho cominciato a costruire la mia Trump Tower, come avevo annunciato nello scorso episodio, cioè cominciare a mettere, dato che ho talmente tanti oggetti che ormai proprio volano, in pieno stile Minecraft ho costruito un piano dove ho messo un altro di questi cosi che è vuoto, perché l'ho costruito poco fa, ne metterò forse altri due qui e poi la Trump Tower continuerà a crescere fino all'infinito. È il momento Sakurajima time ragazzi, ho molta paura, ve lo dico sinceramente, perché non ho la più pallida idea di che livello possono essere sti pal. E considerando quanto è andato male lo scorso episodio, la mia fiducia nei confronti di catturare almeno un alfa boss ci stanno. Ragazzi, non so niente di Sakurajima, a parte la torre sus, sono veramente basse, incredibili. Andiamo con il nostro Red. Armi da fuoco, ragazzi, sempre le stesse. Non sono riuscito a farmare l'arma nuova. Intanto se non salgo di livello e non prendo il fucile d'assalto, ragazzi, c'è niente da fare. Con questa aria di sconfitta nel cuore, ragazzi, Sakurajima time, baby. Allora, spero che i pal siano almeno tipo al 20-30, non superiore, perché sarebbe un problema se fossero oltre il 30. Allora, questa è la zona dei funghi, che nel trailer si vedevano che c'erano dei simpatici creaturine fungose sus. Isola dei ciliegi, palude dei funghi. 44, ragazzi, appena ho fatto la battuta. Mamma mia, Palworld, quante emozioni. Al 44, sono più forti loro di tutti i miei pal messi insieme. E beh, è una zona endgame tecnicamente Sakurajima, quindi sei tu basso di livello. Understandable, ragazzi. Però perché allora mi fai droppare le sfere verdi? E soprattutto, cosa troveremo qui dentro, incredibile? Magari troviamo degli oggetti pazzeschi, assurdi. Oh, sfera leggendaria! Leggendaria mi dà l'idea di cazzuta, cioè con quella ci catturi leggendari seri. Vabbè, proviamo a catturare uno Shroomer, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, che delusione. Per carità, gli facciamo abbastanza danno, però, insomma, non ho tante sfere pal, ragazzi, quindi devo stare attento. Cerchiamo di catturarlo in maniera cheese, se ci riusciamo, ovviamente. Ah, ok, quindi le sfere verdi sono inutili contro uno Shroomer al 43. Una sfera gialla? Capirai, ragazzi, 4 di percentuale. Sei serio? Ah, ok, meno male. E questo era un pal comune, ragazzi. Abbiamo beccato uno Shroomer sus, va bene. Sinceramente speravo di catturarlo con una sfera verde, non già quelle dorate, ragazzi. Ce n'ho solo 50, quindi insomma, vabbè. Saltina non sembra felice di lavorare. Mi è appena arrivato un messaggio. Vabbè, Saltina. Aspetti, Relaxosaurus al 48, e mi sa che sta bene là. Troagiro al 42, ragazzi, cerchiamo di non farci vedere perché questi ci fanno un bucio grosso come una zampogna. Cerchiamo di catturare qualche palla, almeno una soddisfazione, almeno questi piccoli. Non dico che ci sta qualche alfa boss qui, però, insomma, sus. Sono simpatici questi Shroomer, sono sincero, questi specie di funghi dinosauri. Vediamo se ci stanno altre sfere leggendarie a sto punto.
Oh, ragazzi, sfera leggendaria, altre due, wow. Allora, croagiro ne abbiamo già catturati 10, ne abbiamo per carità tutti quanti debolissimi, parliamoci chiaro. Quindi un croagiro forte non sarebbe male. Quanto danno gli facciamo? Un po' di fuoco, sus. Boia! Ma Cribbio, ma sei serio? Due attacchi mi hanno quasi bisciottato Red! Un croagiro al 42, sei serio, Palward? Mi ha quasi sciottato Red. Fratello, non va bene però, dai. Volevo catturare una rana, cioè un pal comune. Sì, ragazzi, sono un po' demoralizzato nei confronti della cattura di Palward, lo dico sinceramente, perché non mi sembra di giocare così male, però, ragazzi, ma il dislivello è impressionante. Cioè, ok che era acqua e noi fuoco, ma santissimo godo mio. Cioè, un due attacchi mi ha quasi ammazzato la mount volante al 41, dai. Capirai, se becchiamo quel coso gigante che avevamo visto nel trailer, tipo samurai, capirai, lasciamo perdere. Un Grintail al 50, ragazzi, ma Sakurajima è fuori di testa. Ovviamente immagino sarà despawnata il croagiro che avevo colpito. Te pareva? Pure sta cosa è sus, ragazzi, che se ti allontani un minimo perdi completamente l'aggro sus dei pal, Questa cosa è un po' sus, peccato. Poi sono pure aggressivi sti cosi, Guardali. Ragazzi, ma vi rendete conto? Cioè, come fanno a colpirmi a 75 km di distanza? Allora, secondo voi sarà una buona idea? Secondo me finirà veramente, veramente male. Allora, proviamo a evocare Cristallone, che diciamo che se muore Cristallone non dovrebbe succedere niente. Proviamo a combattere queste due croagiro al 40, ragazzi, sperando di catturarne una. Beh, non ha sentito niente. Ok, vai. Mamma. Ok, perfetto. Direi che la fuga, ragazzi, non ha senso tutto questo. Proviamo a evocare Velena oppure Gelina? No, aspetta, mi è venuta un'idea alternativa. Aspetta, ragazzi, aspetta. Evochiamo Red. Cerchiamo di uccidere un croagiro da lontano. Ma vedi, ma loro hanno questo attacco che non ha senso. Ma com'è possibile? Cioè, Cristallone gli ha fatto danno, ma loro proprio on another level, come si dice proprio. Ok, ragazzi, è respawnata la ranocchietta che avevamo colpito tipo mezz'ora fa ed era sparita. Allora, se riuscisse a colpire un'altra volta, la proviamo a catturare. Ok, ha uno di vita, ragazzi. Uno di vita. Ragazzi, però, che tristezza. È una rana al 40. Una rana al 40. Dai, ti prego, una gioia. Niente. Sfera rossa, incredibile. Dai, ragazzi, ma è una rana con uno di vita. Sfera rossa, niente. Ma non è possibile. Ok. Abbiamo preso un croagiro al 40. Mi sono appena reso conto, ragazzi, che ho sprecato una sfera ultra per una rana al 40. Vabbè, lasciamo perdere, ragazzi. Non ho parole. Vabbè. Proviamo a fare una cosa veramente stealth, ragazzi. Io sto rischiando la mia vita in questo video, in una maniera che non ha senso. Non mi sono mai messo accovacciato in Palward. Lo sto facendo con delle rane al 40, ragazzi. Non ha veramente senso. Carburante per lanciafiamme, sei serio? Avevo bisogno di qualche sfera. Vabbè, ciao per. Io non l'ho neanche mai sbloccata le sfere leggendarie. Cioè, per farvi capire, neanche quelle rose io ho sbloccato. Il mio massimo sono rosse. E secondo voi i Shroomer sono aggressivi? Io non vorrei scoprirlo, ragazzi. Pensa a essere forte e fare quest'area con nonchalance, ragazzi. Assurdo l'endgame. Mi dai qualche sfera ultra, qualcosa di ignorante come prima? Grazie, il cemento. Va bene, Palward, ti voglio bene anch'io. Ragazzi, ripeto, sono ridotto talmente male che devo per forza lootare tutte queste risorse sus che il gioco mi propone, ragazzi. Non è che posso dire di no. Lootiamo questo. È un armadillo? Kikit! Al 42. Ma è bellissimo il Kikit. Ma è un armadillo! Sta rotolando via, ma è bellissimo. No, ti prego. Ok. No. Scusami. Non pensavo fossi così forte. C'è stata un'adrenalina così mette. Bello, gli ho fatto tipo 10 di danno. Poi è bellissimo che i miei pali hanno sempre fame, ragazzi. Cioè, non so se è normale, ma mangiano solo. Ah, in tutto questo Cristallone è morto, è vero. Non dovrei sostituire il mio quarto palo, vabbè. Ragazzi, lo so che vi sto regalando dei combattimenti adrenalinici, veramente, contro palle che, insomma, per voi saranno state una cavolata da cattura. Per me è difficile catturare un paguro. Ragazzi, adrenalinico. Tornado di fuoco, ragazzi, è una delle mosse più inutili dell'universo, proprio. Una roba senza senso.
ed è morto, ovviamente, ragazzi. Mai una gioia. Io mi dimentico sempre che io ho l'anello per farli arrivare a uno di vita. Il mio dannatissimo pala non ha l'abilità, quindi quando li porto uno di vita muoiono, incredibile. Pure questo è bellissimo, ragazzi, ma al 43, sì, ciao. Facciamo che mi tengo le risorse. Belli siete. Questi li avevamo incontrati oscuri, ci sono la versione elettro, bellissimi però. Cioè li vorrei catturare tutti, ragazzi, ma mi danno un'idea di palle che ci metto tipo al 49, ragazzi, ma dove vado? Quindi ci sono scorpioni, armadilli e quei cosi volanti che sono veramente belli, ragazzi. Potrei provare a catturare questo al 46. Allora, ragazzi, a parte il fatto che non ho capito il mio attacco perché ha switchato, non so, avete visto il mio colpo di fuoco è andato completamente da un'altra parte? Clan della Luna, ninja minore pure? Qualcos'altro? No, sì, vabbè, ma voi state scherzando. Ma dai, ma che è Sekiro? Clan dei Fiori di Luna, ninja superiore al 53. Io pensavo fosse più chill Sakurajima, non è che sto a New Game Plus, eh. Ma tu guarda questo! Mi tengo le risorse, ragazzi, me le gioco tutte su un pal un po' più ignorante, magari. Ripeto, se troviamo quel gladiatore sus che abbiamo visto nel trailer, non era male. Allora, qui nel deserto non c'è altro, ragazzi. Cominciamo a avvicinarci verso la torre, va? Vediamo un po'. Comunque è divertente che gli unici due pal che ho catturato, cioè quel coso fungo e una rana, sono tra i pal più forti che ho di livello, più di altri pal che ci ho messo una vita a catturare, ragazzi. Incredibile, pazzesco e assurdo. Prendiamo un po' dei frutti, andiamo a sbloccare la torre. Laggiù, incredibile, in mezzo ai ciliegi. Qua ci sta tipo... Sì, questo l'avevamo visto, Dogen, con il simbolo del boss al 53, ragazzi. Senza senso, veramente senza senso. Quello mi dà l'idea di fortissimo, tipo il monaco sus. Combatte coi pugni, assurdo. Questi sono gli Yakumo, i cagnolini, pure questi molto molto carini. Avevamo visto le loro statue, incredibili. Ah, ho sbloccato un boss. Un Menasting Terra al 54, ragazzi, neanche lo vado a vedere il Menasting Terra al 54. Santuario dei Pedali Danzanti. Non ci vado a vedere, ragazzi, perché so già che la mia fine sarebbe morire istantaneamente, ragazzi. Qualcosa al 54 è forte quanto mi sa un leggendario, ve lo dico sinceramente. Quindi eviterei una sconfitta così deludente, se possibile. Ok, qui c'è un monastero sus, che è quello che si vedeva nel trailer. Qui mi sa che ci sono tipo gli spettri. No, ragazzi, non c'è niente. Mi aspettavo ci fosse tipo qualche pal fantasma. Invece no, non c'è niente, va bene. Un altro di questi. Andiamo a prenderci il teleport della torre. Questa sarà l'ultima cosa del video, ragazzi. Vedremo la mega waifu, eh. Promesso, perché, insomma, mi avete detto che è tanta roba. Quello, ragazzi, è un attacco del cane, che abbiamo visto poco fa. Qui c'è un chillet rosa, ragazzi. Che dite? Vogliamo provare a catturarla? Vogliamo proprio farci del male, fisico? Proviamo un lanciafiamme? Ragazzi, una resistenza al fuoco che... Bah! Incredibile, posso dirlo? Allora, sto aspettando come si ricaricano i colpi, raga. Ah, perché è fuoco! Grazie che non gli faccio niente al chillet di fuoco. Perché, giustamente, è di fuoco. Il tornadino quanto gli potrà fare? Ah, il tornadino gli ha fatto male. Ah, e beh, giustamente la lanciafiamme anche il chillet di fuoco, ragazzi. Vediamo, ragazzi, magari riusciamo a catturarla. Almeno un brividino di emozioni. Ok, guarda che figata lanciafiamme incredibile di questo affare. Certo, non gli stiamo facendo niente. Vedi, vedi che è una carica di fuoco, assurdo. Però si fa male da sola. Ragazzi, secondo voi come ha fatto a schivare quel colpo? Non lo sa neanche lei. Rossa, eh? Dai! Dai! Oh, e andiamo! Un chillet di fuoco. Incredibile! Ah no, volevo vedere come erano fatti. Sono dei... delle creaturine d'erba, vabbè, niente di interessante. Più carino il chillet di fuoco, ragazzi. Vabbè, tre palle li abbiamo catturati. Scusami, scusami, non pensavo facessero queste cose. Ragazzi, dai. Ma questo cos'è? Un alfa boss? Un quivern? Boia, cioè gli ha levato metà vita al boss. Quei fiorellini hanno colpito il quivern. Il quivern si è cazzato malissimo, guarda. E sta caricando. Ragazzi, forse riusciamo a approfittarne e fare una cattura di quelle proprio sporche. Guarda come li carica. Ragazzi, io sono pronto con una sfera rossa pazzesca e assurda. Allora, se gli facessero un po' di danno questi cosi, io ne approfitterei proprio come un vigliacco. Dai, piccoletta, attaccate sto quivern. Boia. No, ti prego. No. No! Che peccato, ragazzi. Non bastava la sfera
Viola. Vabbè, allora facciamo proprio gli infami, dai ragazzi, per forza. Questa tocca farlo. Dai, dai. Dai. Sfera rossa, dai, che hai uno di vita, ti prego, dai. Dai, dai. Sì. Grande. Vabbè, non abbiamo catturato il dragone, però abbiamo catturato questo affare qua, ragazzi. 4 pal catturati. Mi ritengo felice per adesso. Wixen Noct. Però, ragazzi, era la strategia, era fantastica. Quei cosini gli hanno levato metà vita a quel coso. Non posso lamentarmi, abbiamo catturato 4 pal che, ripeto, questi 4 pal che abbiamo catturato qua sono più forti di tutti i pal che ho. Al 55. Knolem. Beh, questo lo andiamo a vedere, ragazzi, su, dai. È praticamente il tizio che si vedeva nel trailer che lanciava armi, insomma, il mega samurai pal gigante, insomma, una roba veramente assurda. Molto fighi questi Goriath Terra, perché è un reskin, però. L'idea funziona. Nel trailer però non stava in una grotta. Ah, eccolo, Knolem. Grande armatura animata. Ragazzi, non lo provo neanche a affrontare perché, insomma, dai, 55, ragazzi, non scherziamo. Non credo ci siano altri alfa boss in giro, secondo me, sono solo sti due. E direi che possiamo concludere questo episodietto di Palward su Sakurajima, che dai, è stato meglio del previsto, meglio dell'altra volta sicuramente, ragazzi. Abbiamo catturato 4 pal, che in realtà sono 4 pal comuni di Sakurajima, ma per me sono così forti che per me sono anche leggendari, ragazzi, capito? Cioè, sarei curioso di provarli in combattimento, probabilmente li userò tutti e 4 in combattimento, ragazzi, quindi sono veramente speechless. Torre dei fiori di luna, ok. Torre finale di Palward, ragazzi, 3, 2, 1. Vai, ragazzi, fammi sognare Palward, quanto è bella da 1 a 10, fammi un po' vedere. Sono curiosissimo, dai. Prima volta che la vedo con voi, eh. Ah, vabbè, ma è la cinematic proprio del trailer che hanno fatto vedere alle 3. Ah, scusatemi, al Summer Game Fest. Direi che beve con il pal. Tanto quel pal dove si troverà? Non si sa. Ah, ok, carino, sì, questa è la parte nuova. Ah, beh, no, aspetta, è più lunga allora la cinematic, vedi? Wow. Quanto sembra Raiden in Genshin Impact, Saiya e Selin. Quanta vita ha, per curiosità? 261.000. Perfetto, ciao, 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 ciao. Vogliamo fare un finale proprio, finale perfetto? Catturiamo pure un cane? Bah, ragazzi. Tanto abbiamo il teleport qua. Vai, Gerina, per tutti noi. Dai! Va bene così, ragazzi. Ammazza, è fortissimo, tutto muscoli e corpo robusto. Dai! Yakumo fortissimo. Dai! Ragazzi, abbiamo finito l'episodio con una della soddisfazione incredibile, ragazzi. Sono contento, ragazzi. Direi che dall'avventura di Palward, pazzesco assurdo, su questo canale può finire qua. Io vi ringrazio per aver seguito Palward da gennaio ormai, tutti questi mesi, tutti gli shorts, tutti i video, ragazzi, i consigli che mi avete dato, il supporto che mi avete dato, incredibile, vi ringrazio di cuore, incredibile, che il godo sia con voi, incredibile, sono contento che vi siate divertiti con questa avventura pazza, questo più che altro perché avete visto quanto farming dovrei fare io per provare a catturare i leggendari, ragazzi, che rimane da fare in Palward, finire il pal deck, prendere i pal minori, catturare i leggendari, ma di grosso il gioco lo abbiamo praticamente spolpato tutto, ragazzi, ci ho fatto 25 episodi più 25 shorts, ragazzi, mi ritengo abbastanza soddisfatto e sono felice che vi siano piaciuti tutti quanti. Quindi, ragazzi, in futuro spero che Palward tornerà, se sopravviverà alla furia di Nintendo incredibile. Prossima serie dopo Palward sarà la serie di Minecraft, che non vedo l'ora di portare. Mi avete detto che siete curiosissimi di vedere la mia esperienza su Minecraft, non vedo l'ora anch'io di vedere la mia esperienza su Minecraft incredibile. Ragazzi, che cosa sia con voi incredibile, grazie Palward, ti auguro di sopravvivere alla furia di Nintendo. Che cosa sia con voi, ci vediamo alla prossima.